Serafini, Roma TV. Buongiorno mister. Buongiorno. Che partita si aspetta domani contro un avversario che comunque negli ultimi anni ha raggiunto risultati importanti in Serie A? Esperamos uma partida muito, muito difícil, com um adversário com características muito, muito específicas. Uma equipa que luta muito, uma equipa que é muito agressiva no momento defensivo e que, obviamente, tem, principalmente na frente, jogadores de qualidade técnica, qualidade individual. Por isso, nós estamos à espera de um jogo combativo, um jogo de duelos, um jogo difícil. Beh, ci aspetta una partita certamente molto difficile contro un avversario che ha delle caratteristiche ben specifiche, una squadra molto forte fisicamente, una squadra di lotta, una squadra molto aggressiva in fase difensiva e davanti con giocatori di grande qualità individuali. Pertanto ci aspetta una partita che sarà combattuta e di duelli fisici. Cenzi, Roma Radio. Mister, il momento è positivo, la squadra cresce partita dopo partita, così come l'entusiasmo. Avvertite però la necessità di tenere i piedi ben saldi a terra? Come ho detto sempre, io falo sobre isso con os meus jogadores, nós temos que ser sempre equilibrados. O jogo passado é passado, o que está para trás, para nós. O que nos interessa é o próximo jogo e temos que continuar unidos, humildes, porque nada conquistamos neste momento. É muito cedo sequer para se entrar em euforias. Temos de ser muito, muito equilibrados em todos os momentos. E não é por termos agora 3 vitórias seguidas que pensamos que já conseguimos conquistar algo. Não, há muito a conquistar, há muito a melhorar. E eu espero, e temos falado sobre isso, que a equipa, como disse, mantenha, como se diz em português, não sei se diz em italiano, os pés bem assentes na terra. Acho que isso é importantíssimo. Ma come ho sempre detto e come ripeto sempre ai miei calciatori, è importante restare sempre equilibrati. Il passato è ormai alle spalle, adesso quello che conta è la prossima partita, dobbiamo restare uniti, umili, non abbiamo ancora conquistato niente, è decisamente troppo presto per addirittura diventare euforici, non è per aver vinto 3 partite che abbiamo conquistato qualcosa, c'è ancora moltissimo da vincere e da conquistare e spero che la squadra questo lo riesca a fare e quindi riesca, come si dice in portoghese ma si dice anche in italiano, riesca a restare con i piedi ben saldi a terra. Mangiante, Sky. Buongiorno. C'è un problema sempre più grande e grave, che è il razzismo, che emerge negli stadi italiani. Ne hanno parlato in queste ore anche Infantino e il CT della Nazionale Mancini. Come va combattuto, secondo lei, il razzismo negli stadi? Beh, io ainda non, nos nossos jogos, fala-se muito nisso, ainda non vi nenhum ato de racismo, felizmente. Mas eu tenho a dizer que sou totalmente contra qualquer tipo de racismo. Acho que deve ser combatido, porque é algo que deve ser irradiado na nossa sociedade e neste caso, no futebol. Por isso, sou totalmente contra. Acho que se devem tomar as medidas necessárias para tentar erradicar com esse problema, até porque o futebol é algo que deve unir as pessoas, algo que deve, é apenas um jogo que deve trazer as pessoas ao estádio para terem momentos de felicidade, momentos de prazer, algo que deve unir todo o tipo de pessoas, todo o tipo de raças. Portanto, sou totalmente contra e sou totalmente a favor das medidas que se tomem para acabar com o racismo no futebol. Sì, beh, intanto devo dire che nelle partite in cui siamo stati coinvolti, per fortuna non ho assistito direttamente a episodi di razzismo, ecco, però detto questo sono evidentemente contrario a qualsiasi forma di razzismo, è un fenomeno che va combattuto non solo ma che va estirpato dalla nostra società e quindi nella fattispecie dal calcio.
e quindi ecco, sono a favore di misure che vengono assunte a tal fine, appunto per estirparlo completamente, perché il calcio oltretutto è un gioco, è uno sport che deve unire le persone, è un gioco che deve riunire le persone, che deve regalare felicità e piacere indipendentemente dalla razza della persona. Quindi ecco, sono assolutamente contrario a ogni forma di razzismo e favorevole a qualsiasi misura che venga intrapresa per eliminarlo definitivamente. Un'ultima domanda la voglio farla sui due protagonisti a Bologna come gol, mi riferisco a Dzeko e Kolarov, ma non solo per quello che hanno fatto a Bologna, per quello che stanno dando secondo lei alla squadra, no? Come esempio a 33-34 anni, cosa hanno di così speciale questi due campioni? São dois jogadores, obviamente, importantíssimos na nossa equipa. Obviamente, com tantos jogos, já nesta fase inicial, gostaria de também os fazer descansar um pouco, mas neste momento não é possível, e eles têm sempre respondido, apesar de também terem jogado os dois jogos pelas respectivas seleções, têm sempre respondido muito bem. São dois excelentes profissionais que se cuidam, e por isso estão num momento em que estão e estão num bom momento, e isso obviamente ajuda imenso a equipa. Beh, è evidente che sono due grandi giocatori importantissimi per la nostra squadra, e in questa fase in cui stiamo giocando diverse partite una dopo l'altra vorrei farli riposare, ma in questo momento non è possibile. Ed ecco, sono due giocatori che comunque hanno sempre risposto positivamente, malgrado siano stati impiegati entrambi nella doppia sfida delle partite con le nazionali. Sono due grandi professionisti, due atleti che curano la propria condizione fisica con grande professionalità, ed evidentemente di tutto questo ne beneficia la squadra. Pastore, il romanista. Buongiorno. Nelle ultime due partite la Roma è apparsa trasformata dopo l'intervallo. Che cosa è successo fra un tempo e l'altro? Faz parte del processo di crescimento dell'equipa, faz parte também da minha adaptação ao futebol italiano. Mudámos, obviamente, a seguir ao jogo com a Lazio, o jogo com o qual eu já vos confessei que não tinha gostado. Mudámos algumas coisas e a dinâmica da equipa tem resultado bem desta forma. Agora, é preciso também dizer que há que continuar a trabalhar, há que continuar a melhorar. Cada jogo aqui em Itália é uma história diferente, é um adversário diferente, com características diferentes, com sistemas de jogo diferentes, com dinâmicas diferentes. Portanto, nós temos de ter isso tudo em atenção e preparar as nossas partidas dentro daquilo que é a nossa identidade e dentro de uma estratégia específica para cada jogo. Agora, volto a dizer, há que continuar com humildade a trabalhar para melhorarmos. Beh, fa parte del processo di crescita della squadra e anche del mio ambientamento, adattamento al calcio italiano. Abbiamo cambiato alcune cose dopo la partita della Lazio, di cui vi avevo detto che non mi era piaciuta quella prestazione, cambiando alcune cose, ecco, la dinamica è mutata e le cose diciamo, sono andate per il verso giusto, però ecco, importante sottolineare adesso che è importante continuare a lavorare e a migliorare, perché in Italia ogni partita fa storia a sé, cambiano gli avversari, cambiano i sistemi di gioco, le caratteristiche, quindi ecco, dentro di quella che è la nostra mentalità dobbiamo prepararci al tipo di gara specifica, e quindi ecco, ribadisco con umiltà continuare a lavorare per migliorarci. Austini, il tempo. Buongiorno. Buongiorno. Ci sono sei giocatori che lei ha mandato sempre in campo dal primo minuto in queste partite, tra questi c'è Kluivert. Volevo chiederle, è un giocatore che ha delle caratteristiche, cioè lei lo manda sempre in campo perché è diverso dagli altri e lei ha bisogno di quel tipo di attaccante ora che non c'è Under, insomma è più veloce, è uno che attacca di più la profondità, o domani per esempio potremmo vedere
i tre dietro Dzeko del secondo tempo di Bologna, cioè Zaniolo, Mkhitaryan e Pellegrini. Sì, allora che sei un giocatore che semplice cantato all'inizio, claro che non deve, se si gioca per un giocatore che ha una caratteristica ben specifica. Vamos esperar para amanhã. Obviamente que eu vou fazer algumas alterações na equipa, mas todos os jogadores são importantes, mas não há nenhum jogador que esteja acima da equipa. O que é, eu quando faço as minhas escolhas, faço em função daquilo que é o melhor para a equipa, nos jogadores que eu acho que têm as características para determinado jogo. Portanto, aqui o que é importante é a Roma, a equipa da Roma, mais importante até que eu, a Roma deve estar acima de tudo, não os jogadores. Agora, obviamente vou fazer as escolhas, infelizmente tenho um leque de jogadores que me permitem pensar em diferentes soluções para o ataque, vou fazer tendo em conta aquilo que penso ser as características deste jogo. Ma per quanto riguarda le scelte di domani lo vedremo, intanto sicuramente farò alcune modifiche, alcuni cambiamenti, però ecco, tutti i giocatori sono importanti, non c'è nessuno che è al di sopra della squadra, tutte le scelte che io faccio sono fatte in funzione di quello che ritengo sia il meglio per la squadra e di quelle che sono le caratteristiche per la partita specifica, perché quello che conta più di tutto è la Roma. È sempre la Roma al di sopra di tutto e di tutti e fortunatamente in attacco ho la possibilità di poter scegliere avendo opzioni diverse per l'attacco. Pugliese, Gazzetta dello Sport. Buongiorno mister. Buongiorno. In una delle sue prime conferenze lei disse che in quel momento lì tra i centrocampisti Cristante era quello che aveva capito meglio il suo gioco. Allora le chiedo... Cristante. Dopo sono venute tutta una serie di partite molto buone da parte di Brian, compresa l'ultima, quella di Bologna. Ecco, che cosa le piace davvero in Cristante e che cos'è che lo rende così centrale per il suo gioco? Questa è l'ultima, non ho capito. O che è che fa che Cristante sia un giocatore tanto importante per il suo gioco? Sì, Brian. Primeiro perché è un giocatore molto intelligente e che percebe perfettamente aquilo que eu pretendo para um jogador na posição dele. Depois, porque é um jogador corajoso. Para jogar este tipo de jogo, é preciso ter coragem, é preciso correr riscos, porque estes jogadores atuam muitas vezes sobre pressão, e o Cristante tem, obviamente, essa coragem. Depois, é um jogador também, do ponto de vista defensivo, forte, é um jogador com uma recepção, que é um aspecto que eu valorizo imenso no médio, muito, muito forte no momento da recepção, e também é um jogador forte no passe, para mim também é determinante nesta posição. O Cristiano, quanto a mim, tem sido dos jogadores mais importantes desta equipa até o momento, até pelo seu equilíbrio tático, pelas funções que desempenha no centro do terreno, tem sido realmente um jogador de extrema importância. Beh, innanzitutto perché è un giocatore molto intelligente, perché capisce che cosa voglio che faccia in quella posizione, in quel ruolo, e poi perché è un giocatore coraggioso, perché per giocare questo tipo di calcio serve coraggio, serve correre dei rischi, e in quella posizione si gioca spesso sotto pressione. Poi evidentemente è un giocatore molto forte difensivamente, e un altro aspetto che apprezzo particolarmente in quella posizione è un giocatore che è forte quando riceve la palla, quando controlla la palla, e poi evidentemente anche un giocatore con una buona gamba, con un buon passo, che anche questo è importante in quella posizione. Quindi ecco, detto tutto questo, è evidente che per me è uno dei giocatori più importanti, lo è stato finora, anche per il suo equilibrio tattico e per i compiti che svolge in mezzo al campo. Morrone, La Repubblica. Salve, io volevo chiedere, la sensazione che emerge da queste prime giornate di campionato è che finalmente la Roma sia un gruppo molto unito e compatto.
L'anno scorso lo spogliatoio non sempre ha dato questa sensazione di grande coesione. Volevo sapere se lei ha lavorato su questo aspetto e se quando è arrivato a Roma ha avuto l'impressione di trovarsi davanti un gruppo poco unito. Beh, io passato è passato, non stavo qua, non posso parlare sobre o que era o passado deste grupo de trabalho nesse aspecto. Agora, eu acho que as coisas surgem de forma natural, não é preciso eu andar a dizer temos que ser um grupo unido, temos que estar unidos. Não, as coisas surgem naturalmente com o trabalho efetuado. Agora, o que eu sinto desde o primeiro dia, tenho aqui um grupo realmente unido, forte, que está em todos os momentos a lutar para o mesmo lado. O balneário tem um ambiente saudável. Aquilo que eu acho é que para fazermos boas equipas temos obviamente que ter grupos também fortes e unidos, e eu acho que neste momento nós estamos a conseguir que este grupo esteja junto, esteja unido em todos os momentos, e isso é fundamental para quem quer ganhar. Agora, acho que é um processo normal que dia após dia surge de uma forma também, acho eu, natural. Beh, il passato ormai è passato, io non ero qui, quindi ecco, non posso parlare a proposito di questo rispetto a quello che era il gruppo di lavoro. Però ecco, quello che ho subito ravvisato arrivando qui fin dal primo giorno è che aveva un gruppo molto unito, un gruppo forte, un gruppo che in ogni momento lotta, che rimane nella stessa direzione, con uno spogliatoio che ha un bello ambiente. Ed ecco, queste sono cose che vengono fuori in maniera naturale, non c'è stato bisogno per me di dire dobbiamo essere uniti, dobbiamo essere coesi, semplicemente il tutto è successo in maniera naturale, iniziando a lavorare. Però ecco, avere un gruppo forte e unito è molto importante, è sicuramente decisivo se si vuole cercare di vincere qualcosa, è un aspetto fondamentale. Però ecco, direi che il tutto si è svolto con molta naturalezza e normalità. Maida, il Corriere dello Sport. Buongiorno. Intanto volevo chiederle come sta Smalling, se lo vede pronto già per giocare anche dal primo minuto, poi al di là delle scelte tecniche. E poi le volevo chiedere questo, una domanda un po' più filosofica. In questi... Acerca da prima domanda, sì. Smalling giocherà. Gioca domani? Sì. Ok, grazie. E la seconda che le volevo fare era... In questi giorni, con i suoi aggiustamenti tattici alla squadra, si è parlato molto di un Fonseca quasi italianizzato, come se fosse un'offesa o comunque una situazione che snatura il suo modo di essere. Le volevo chiedere se si sente davvero così italianizzato e se questi aggiustamenti tattici che lei ha fatto sono definitivi per questo tipo di calcio, o lei comunque immagina che la sua squadra un domani, in futuro, possa tornare a giocare come... lei pensava di farla giocare all'inizio. Ecco, grazie. Sì, è un Fonseca italianizzato, sì. posso dire che sì. Acreditem che o futebol aqui è realmente differente. È realmente differente. E obriga-nos uma elasticidade, uma adaptabilidade muito, muito grande. Como eu disse, cada jogo é uma história diferente. E quem vier para aqui, para o futebol italiano, como eu vim, e não tiver a capacidade para perceber que aqui as coisas são diferentes, que o futebol aqui é diferente, e quem pensar que não tem que se adaptar, está profundamente enganado. O futebol aqui obriga-nos a pensar muito, a adaptarmos, a pensarmos em cada detalhe. Se pensarmos que apenas uma forma de estar, uma forma de pensar o jogo é fundamental, é essencial ou basta para jogarmos aqui em Itália,
Acho que é um grande erro se pensarmos dessa forma. Agora, aquilo que são os meus grandes princípios, esses mantenho-os. Aquilo que eu defendo para o futebol, que é jogar, tentar ter a bola, tentar jogar no meio campo ofensivo, isso aí mantenho. Agora, em função das equipas, posso é conseguir mais ou menos, mas aquilo que são os nossos grandes princípios, isso mantenho. Aquilo que eu acredito verdadeiramente, isso mantenho. Sì, sì, possiamo dire che sia un Fonseca italianizzato. Ecco, ci terrei a dire che davvero il calcio italiano è diverso, è un calcio che obbliga ad essere elastici, ad essere molto malleabili, perché come dicevo ogni partita ha una storia a sé. E ritengo che se un allenatore viene qui in Italia senza avere questa capacità, questa elasticità di vedere, di capire che il calcio è diverso, ecco, a mio avviso si sbaglia di grosso, perché è un calcio che ti obbliga a pensare a ogni dettaglio, ad apportare dei correttivi, e se uno ritiene di poterlo affrontare o che sia sufficiente soltanto un determinato modo di stare in campo, ecco, io credo che stia commettendo un grave errore. Però ecco, detto questo, i miei principi generali, quelli che sono le linee di massima del mio calcio, di quello che mi piace praticare, quelle vengono mantenute, ovvero di avere una squadra propositiva, una squadra che abbia il possesso della palla, che giochi nella metà campo avversaria. Poi questo lo si possa fare più o meno in funzione dell'avversario, però ecco, questi principi vengono mantenuti. Rocchetti, Teleradio. Buongiorno. Buongiorno, io le volevo chiedere di Paulo Lopez. Lo scorso anno la Roma ha avuto un problema con il portiere, con la porta. Quest'anno è arrivato Paulo Lopez, un investimento importante da parte della Roma. Dzeko gli ha dedicato la vittoria, gli ha detto è tua con quella parata fatta al Bologna. E in cosa lo vede migliorare, in cosa deve ancora migliorare sotto l'aspetto del portiere, e in cosa lo vede pronto al campionato italiano? Se lo aspettava così, subito pronti via, subito pronto a fare bene? Eu tenho que confessar que sobre os detalhes técnicos eu não sou um especialista em guarda-redes, e aí o Marco poderá falar melhor. Siccome il suo gioco parte dal basso. Sì, io ia falar sobre isso. Ovviamente che quando escolhemos o Paulo Lopes, teve a ver com as características dele. E ovviamente uma coisa que é importantíssima para nós é o nosso início da construção. E aí eu duvido que haja muitos guarda-redes que consigam desempenhar aquilo que é o início da construção, como ele faz. É um jogador muito equilibrado nesse momento, é um jogador que ajuda muito no nosso início da construção, e, aliado a isso, acho que tem também nos outros aspectos correspondido, e ainda agora teve uma defesa decisiva no jogo com o Bolonha. O que eu posso dizer é que estou plenamente satisfeito com o Lopes, assim como estou satisfeito com o António e com o Fusato, que trabalham imenso para terem a sua oportunidade, e vão tê-la, com certeza, mas Lopes adaptou-se muito bem também àquilo que é o futebol italiano, e por isso estou muito satisfeito. Obviamente que há coisas a melhorar, como há em todos os jogadores, mas nós temos um dos melhores treinadores de guarda-redes do mundo, que tem formado aqui excelentes guarda-redes, e eu confio totalmente no trabalho do Marco, porque eu vejo todos os dias a forma como ele trabalha, e não tenho certeza que no futuro Lopes será melhor do que é hoje, porque o Marco trabalha para isso. Sì,
Sì, tanto devo confessare che per quanto riguarda i dettagli tecnici probabilmente Marco Savorani è la persona più adatta a cui rivolgere questo tipo di domande, però è evidente che quando lo abbiamo scelto abbiamo prestato molta attenzione a quelle che erano le sue caratteristiche. Per il nostro gioco è molto importante l'inizio della fase di costruzione da dietro e non sono molti portieri che riescono a far partire l'azione come lo fa Pau. È inoltre un giocatore molto equilibrato in questa fase di gioco e che quindi aiuta moltissimo la squadra nella costruzione da dietro. E poi evidentemente ci sono anche altri aspetti tecnici importanti. La parata di Bologna è stata senz'altro decisiva, quindi ecco, mi limito a dire che sono pienamente soddisfatto di Pau Lopez, così come lo sono di Antonio, Mirante, di Fusato, i quali anche loro lavorano duro per avere le loro chance che sicuramente avranno. Però ecco, sì, Pau Lopez si è adattato benissimo al calcio italiano e inoltre può avvalersi di uno dei migliori preparatori dei portieri al mondo, che è Marco Savorani, che qui alla Roma ha allenato grandi portieri, e tutto questo mi fa dire, perché li vedo lavorare quotidianamente, che Pau Lopez in futuro sarà un portiere ancora migliore di quello che è oggi. Boni, Centro Suono Sport. Buongiorno mister, affrontate una squadra della quale lei ha detto ha grande qualità offensiva, Ilicic, Gomez, movimenti da dentro a fuori, creano molto bene il 2 contro 1 sull'esterno. Le chiedo, per queste situazioni, come deve comportarsi la squadra e se si può chiedere ai suoi di esterni offensivi un maggior lavoro difensivo. Grazie. L'ultima parte. Si usa estremo sta Roma, anche tra momento difensivo per contrariare il gioco della Roma. Sì, come ho tenuto detto, Gomes, Ilicic e Zapata sono giocatori fortissimi, vamos ter que estar attenti àquilo que são as movimentações deles, àquilo que são as decisões deles. Relativamente aos nossos extremos, foi extremos? Sim. Eu acho que todos os jogadores neste momento estão a trabalhar muito naquilo que é o nosso pressing, naquilo que é nas nossas zonas de pressão, na forma como a equipa defende. Acho que todos os jogadores têm estado a trabalhar bem nesse momento, não só os extremos como todos os outros. Obviamente, como eu disse, cada partida é um jogo, é uma partida diferente. Há questões estratégicas que eu não quero revelar aqui, que também ditam aquilo que é o posicionamento no momento da nossa pressão, no nosso momento defensivo. Mas relativamente ao jogo que aí vem, nós estudámos bem aquilo que que é o desempenho destes jogadores do Atalanta e prepararmos-nos da melhor forma para contrariar esse momento. Sì, l'Atalanta davanti a giocatori molto forti, Gomez, Ilicic, Zapata, sono giocatori fortissimi a cui dovremo prestare molta attenzione a quali saranno i loro movimenti, le loro scelte, le loro decisioni. Poi per quanto riguarda il lavoro degli esterni, tutta la squadra in ogni ruolo che è coinvolta nell'azione, nella fase difensiva, nell'azione di pressing, come muoversi, come reagire nella zona di pressione. Come dicevo, poi ci sono delle questioni strategiche delle quali evidentemente non voglio entrare in dettaglio qui in questa sede, però ecco, come dicevo, ogni partita fa storia a sé e ci sono delle questioni che poi dettano quella che è la nostra fase difensiva, il nostro modo di andare a pressare, il modo in cui lo facciamo. Abbiamo studiato bene l'Atalanta, questo avversario, ci siamo preparati al meglio per cercare di fermarli. Adeddu, Rete Sport. Buongiorno mister. Buongiorno. In poco tempo credo che lei abbia il merito di aver conquistato veramente tutti, no? Prima Petrachi, che aveva ammesso di volere un allenatore italiano e poi di essersi innamorato tra virgolette di lei, poi lo spogliatoio, credo l'ambiente quasi integralmente, tutti sono convinti della bontà della scelta effettuata appunto per quanto riguarda la guida tecnica. Domani lei affronta l'allenatore che però qui probabilmente non è voluto venire, o perlomeno insomma non ha ritenuto
pronto se stesso per questa avventura. Se domani ipoteticamente Gasperini le chiedesse che mi sono perso, che cosa le risponderebbe? Sì, su Gasperini amagna preguntare a você o che non aceitando offerta da Roma o che è un perdì non aceitando offerta da Roma. Tenho certeza que ele não vai fazer essa pergunta. Até porque eu não coloco as coisas nesse ponto. Isto não é um jogo entre o Gasperini e o Fonseca. Isto é um jogo entre a Roma e a Atalanta. É um treinador enorme, de grande qualidade, que tem feito excelentes trabalhos. Agora, está na Atalanta, eu estou aqui, cada um está a defender a sua equipa e com toda a certeza não é um jogo entre dois treinadores, são entre duas equipas, isso é que é importante para o jogo, não é quem são os treinadores, é aquilo que as equipas fazem. E eu acredito que amanhã falaremos, ainda não tive a oportunidade de o conhecer, com todo o respeito, com toda a cordialidade, mas com certeza que essa pergunta não vai surgir. Falaremos, se calhar, do jogo, ou falaremos do futuro das equipas, mas, como eu disse, isto é um jogo entre a Roma e a Atalanta. Beh, sono assolutamente certo che non mi farà questa domanda su che cosa si sarebbe perso non venendo qui. Beh, quella di domani non è una partita fra Fonseca e Gasperini. Gasperini è un eccellente allenatore, un allenatore con grandi qualità che ha ottenuto grandi risultati. Adesso lui è sulla panchina dell'Atalanta, io sono qui a Roma e ciascuno difendiamo al meglio delle nostre possibilità le nostre squadre, quindi ecco, quella di domani non è una partita tra due allenatori ma tra due squadre, quello che conta è quello che faranno le squadre in campo, poi ecco, sicuramente ci vedremo prima e dopo della partita, avremo modo di scambiarci sicuramente qualche parola, ancora non lo conosco, lo faremo sicuramente con rispetto e cordialità reciproca, magari parleremo della partita, magari del futuro delle nostre squadre, però ecco, sono sicuro che questo tipo di domanda non verrà posta. Facciamo l'ultima, De Bartolo, Gol Team. Buongiorno Paolo, la prima domanda è chiaramente quella di sapere se tu sei a conoscenza che sei l'unico allenatore di Serie A imbattuto tra amichevoli, partite di campionato e coppe. Questa credo che sia la prima novità. Ma ancora più importante, i colleghi affermavano che tu stai compattando la squadra. Io credo che stai facendo un gran lavoro anche per quello che riguarda la tifoseria, che è stata abbastanza disunita in questi mesi. E poi la domanda, mi ha quasi anticipato il collega Pietro, chi è che ti ha voluto? Fortissimamente voluto qui alla Roma, perché ci sono tanti padri quando le cose vanno bene e si rimane sempre nel limbo. Chi ti ha voluto qui effettivamente? Grazie. Prima questione è che forse è l'unico allenatore che ainda non perdeva un gioco entre i giochi ufficiali particolari e dopo che Eu sei que nestes momentos em que as equipas conseguem algumas vitórias consecutivas, que se criam expectativas, criam ambientes às vezes de euforia, e eu sou uma pessoa totalmente contra momentos de euforia. A euforia deve vir quando termina um campeonato, quando acaba uma final e as equipas vencem. Quando não há mais jogos para além desses momentos. Aí sim devemos festejar, devemos celebrar. Agora, eu sou uma pessoa que vê as coisas de uma forma muito, muito realista. E a forma como eu vejo as coisas é que nós vencemos os últimos três jogos, a equipa tem estado a evoluir favoravelmente, mas para mim o que é mais importante é eu ter consciência de que amanhã vamos ter novamente um desafio diferente e um desafio muito forte. Tudo o resto
eu faço os possíveis para que não entre dentro do grupo de trabalho, porque nós temos que viver de uma forma realista. E a realidade é, neste momento estamos no início do campeonato, neste momento estamos no quarto posto, e há muito campeonato pela frente, há muito jogo pela frente. Portanto, eu entendo e percebo, este otimismo é algo que conquistarmos, que conquistamos, e é bom perceber que as pessoas acreditam em nós, mas para aí, o jogo seguinte é amanhã, é no amanhã que eu me quero focar, de uma forma realista. Nós devemos perceber que o que é mais importante é o amanhã. E hoje ainda não conquistamos nada. Estamos no início, portanto, há é que trabalhar para evoluir, trabalhar muito para evoluir, porque isto é uma maratona muito complicada. E a verdade é que estamos só no início. Começámos de uma forma positiva, é ótimo, é para isso que trabalhamos, mas devemos trabalhar para acabar ainda de uma forma mais positiva. E tudo o resto, eu faço os possíveis para que eu e todos os que trabalham aqui no clube, juntamente com a equipa, não se desviem deste caminho. E este caminho tem que ser traçado com grande humildade e com grande trabalho. Isso para mim é que é o mais importante. Quem que foi que quis fortemente que você viesse para a Roma? Acho que isso já é subejamente conhecido, que foi o Gianluca Petracchi que me contatou, juntamente com o Guido Fienghe, e que... Sim, eu tratei sempre tudo com ele. António. So perfettamente che in questi momenti in cui la squadra va bene, ottiene dei risultati, delle vittorie consecutive, si generano molte aspettative, a volte dei momenti di euforia. Bene, io sono una persona assolutamente contraria all'euforia, perlomeno in questa fase. L'euforia va lasciata dopo una finale vinta, magari al termine di un campionato in cui si è raggiunto l'obiettivo. Lì sì, è giusto festeggiare e celebrare il risultato raggiunto. Però ecco, io sono una persona realista che analizza tutto con molto realismo e la realtà dei fatti in questo momento dice che sì, abbiamo vinto 3 partite consecutive, che la squadra sta evolvendo in maniera positiva, ma ecco, per me la cosa più importante è avere la consapevolezza che domani c'è già una sfida che è diversa e che è una sfida anche molto difficile. Per quanto riguarda tutto il resto, lo tengo fuori da quello che è il nostro gruppo di lavoro, perché appunto la realtà dei fatti è questa: siamo soltanto all'inizio del campionato, la squadra è al quarto posto e ci sono ancora moltissime partite da giocare. Non abbiamo ancora conquistato nulla, è positivo che la gente creda in noi, però ecco, lì bisogna fermarsi e concentrarsi nella prossima partita e affrontarla con il massimo realismo, perché la cosa più importante è la sfida. La sfida che verrà domani. E, appunto, avere la consapevolezza che dobbiamo lavorare forte per continuare a crescere, perché questa è una maratona, siamo soltanto all'inizio di una maratona molto lunga e molto difficile. Abbiamo iniziato con il piede giusto, questo è molto positivo, ma non possiamo rilassarci neanche un momento, e io insieme a tutte le persone che lavorano con me, con la società, siamo impegnati nel far sì che nessuno devi da questa strada, una strada che deve essere tracciata con umiltà e con molto lavoro. Poi per quanto riguarda l'ultima domanda, beh, come è noto, come credo che ormai lo sia, ho sempre trattato con il direttore sportivo Petracchi e con Guido Fienghe. Grazie. Grazie a tutti.